una cosa importante del testo, che sono i titoli, o le intestazioni. Queste si rappresentano utilizzando il tag H seguito da un numero. Questo numero va da 1 a 6. Titolo di livello 1. Facciamo le 2, 3 così capite. Titolo di livello 2 e usiamo l'H2. Titolo di livello 3, usiamo H3. E così via fino ad arrivare al titolo di livello 6, H6. Naturalmente ci sono anche H4, H5, ma immagino che capiate senza che io li vada a scrivere. Quindi salvo. E andiamo a vedere questa pagina adesso come cambia. Allora, i titoli, vedete, hanno il testo ha una grandezza del font, quindi una dimensione che va a decrescere con l'aumentare del numero che mettiamo vicino ad H. Questi elementi sono elementi di blocco, difatti vedete che mandano a capo, lasciando del margine tra un titolo e l'altro. L'altezza permette di andare a specificare quanto deve essere alto un elemento di blocco. Per esempio, questo div, il secondo, quello che non è evidenziato in giallo, potrei andare ad aggiungere a questo div una proprietà che modifica l'altezza e la raddoppia, per esempio. Ora, questo div, come faccio a individuarlo? Perché se scrivo una proprietà div applicata a tutti i div, si applica a tutti. E quindi così riepilogo quello che ho già detto ieri sera, se voglio distinguere tra un elemento e l'altro che hanno lo stesso tag, quindi tra elementi uguali, posso usare l'attributo class. L'attributo class posso scrivere che io un nome, questo un valore, questo attributo lo decido io, div trattino alto. Qua la convenzione per il class è utilizzare come separatori o l'underscore o il trattino. Quindi div alto, vado nel CSS, così come avevo scritto che div punto div giallo, questo punto indica la classe, quindi il div che ha classe div giallo deve avere un background color giallo, yellow. Faccio la stessa cosa scrivendo che il div che ha classe, quindi punto div, non lo riconosce perché non ho fatto il salvataggio, div, come l'ho chiamato alto, deve avere un'altezza pari a, io un valore fisso, non lo so, facciamo. Ora salvo, per salvare più file contemporaneamente o vado su File, Save All, oppure Ctrl K, poi lascio tutti e due, sia il Ctrl sia il K, e digito S. Quindi vedete che adesso abbiamo aumentato l'altezza. Ecco il box model, qua vi spiega bene che cos'è il box model, cioè quelli che io chiamo elementi di blocco, vedete. Gli elementi di blocco hanno un contenuto, nel nostro caso il contenuto è il testo, poi hanno intorno al contenuto un padding, cioè uno spazio interno che separa il contenuto dai bordi, possiamo modificare noi appunto usando la proprietà padding di CSS, un bordo, ve l'ho già fatto vedere. La cui dimensione, il cui spessore anche in questo caso lo possiamo decidere noi. Poi tra l'elemento, quindi tra i bordi e altri elementi presenti sulla pagina possiamo definire dei margini, cioè lasciare dello spazio tra l'elemento e gli altri elementi. Non tutti gli elementi hanno
appunto sono elementi di blocco e non tutti hanno queste proprietà. Abbiamo già visto che il testo racchiuso all'interno di Span non è un elemento di blocco. Andiamo a vedere le immagini. Se voglio inserire un'immagine, devo andare intanto a scrivere, decidere dove metterla. Attenzione perché l'immagine non è un elemento di blocco. Quindi facciamo attenzione al fatto che non manda capo. Quindi se scrivo qua IMG, IMG è il tag per inserire un'immagine, poi devo indicare dove andare a prendere questa immagine. Qua posso mettere come valore di questo SRC o il path name di un file che ho salvato in una cartella sul mio computer, oppure posso anche mettere un URL, cioè un link HTTP o HTTPS due punti, eccetera, eccetera, prendendo quindi l'immagine dal web. Ed è quello che farò. E potrei già chiudere qui, eh. IMG è un tag senza il tag di chiusura. Quindi potrei già fare così e mettere nient'altro. Normalmente si aggiunge un altro attributo che non è obbligatorio, che non cambia nulla, ma che serve per l'accessibilità. Si inserisce il testo alternativo. Il testo alternativo permette di specificare un testo che compare nel caso in cui non ci sia l'immagine, per qualche motivo l'immagine non sia disponibile. Inoltre serve anche ai lettori vocali di pagine web per descrivere l'immagine. Quindi qua scrivo futuro distopico. Poi vedremo che si possono anche indicare le dimensioni. Allora, si possono indicare le dimensioni dell'immagine qua, sia per specificare quali sono le dimensioni originali o anche per modificarle. Però il suggerimento è quello di utilizzare i CSS anche per le dimensioni delle immagini, quindi lascerei perdere. Però qui possiamo sempre, ve lo faccio vedere, si può mettere width, indicando con questo la larghezza dell'immagine, e se non voglio modificare l'altezza, la larghezza dell'immagine, vado a inserire la larghezza originale che è 585x720, quindi 585 di larghezza, e qua scrivo solo 585, e poi l'altezza uguale 720. Ora andiamo a vedere come appare nella pagina. Vi rendete conto subito che è molto grande, ok? Quindi devo andare a ridurla leggermente. Che cos'è che devo fare? Dovrei andare a modificarla in percentuale, ossia non posso modificarla a caso. Devo modificarla mantenendo le proporzioni. Lo posso fare con HTML, sì. Lo posso fare anche con i CSS. Se riduco della metà l'altezza e quindi passo ad una altezza pari a 360 di altezza, la larghezza deve anch'essa ridursi della metà, quindi 585 diviso 2. Quindi siamo a 293, dai. Quindi vado a modificare queste dimensioni. Qua vado a scrivere 293 e qua 360. Così iniziamo a ragionare. Mi conviene caricare l'immagine all'interno già di questa cartella, perché altrimenti dovrei scrivere un percorso troppo lungo. Quindi che cosa faccio? Vado intanto a prendermi l'immagine che ho sul computer. La copio e la sposto per mia comodità, non è obbligatorio,
ma per mia comodità la sposto qua dentro. Attenzione, poi faccio vedere ancora un'altra cosa. Incolla. Quindi adesso questa immagine si trova, vedi, nella stessa cartella dove è presente anche il file di stile e il file index. Poi, sempre per semplificarmi un po' la vita, cambio il nome, la rinomino, lascio solo space, creo una seconda immagine. Qui avrò come percorso solo ed esclusivamente il nome del file, che è space.jpg. Bisogna sempre ricordarsi di mettere anche l'estensione. Qua, perché ho scritto futuro, e qua invece come testo alternativo metto spazio. Vabbè, vedete che non riesco a scrivere stasera, spazio. Naturalmente la larghezza e l'altezza sono diverse, quindi vado a vedere la mia immagine che dimensioni ha. Vado qui, proprietà, dettagli, ha una larghezza, questa è enorme, di 1920 pixel e un'altezza di 1177, divido per 3, vediamo cosa viene fuori se divido per 3, cambio la larghezza e metto 640 e poi 392. Ecco, intanto si può già notare che le immagini appaiono affiancate e questo ci dice e ci fa capire che le immagini sono elementi non di blocco, cioè non vanno a capo automaticamente. Se voglio mandarle a capo ho due possibilità. La prima, che non è un granché bella, è andare a mettere un BR qua. Se metto un BR qui, sicuramente mi va a capo. Non ci sarà spazio tra i vari le due immagini, quindi rimarranno appiccicate e non è anche questo non è un granché. Basta inserire le immagini all'interno di un div. Quindi creo un div esterno e poi all'interno vado a racchiudere l'immagine. Anche qui non è che è obbligatorio fare così, sto facendo vedere alcune possibili soluzioni. In questo modo l'immagine mi diventa un elemento di blocco perché è contenuta dentro a un elemento di blocco, quindi non è l'immagine che diventa un elemento di blocco, ma posso gestire il suo contenitore perché questo sì, invece, è un elemento di blocco. E quindi è sempre preferibile le immagini se non è diversamente specificato, se non ci sono esigenze particolari, è sempre meglio andarle a inserire all'interno di un elemento come div. Ora se salvo, possiamo vedere che gli elementi vanno a capo. Adesso mi compare il bordo. Perché mi compare il bordo? Perché nei CSS io avevo messo come proprietà il fatto che i div dovevano avere un bordo, però non importa, cioè possiamo anche eliminarlo questo bordo. Div plus no border, ok, togliamo via questa cosa qui, qua vado di nuovo a metterlo anche nell'altro div. Poi vado nel CSS e scrivo che il div.div trattino no border ha una border due punti non. E per questi divi i bordi sono spariti. Ora volevo ancora far vedere, così poi chiudo perché sono quasi le 22, che l'immagine io posso anche andarla, lo faccio vedere di qua perché è più facile, posso anche spostare l'immagine, di solito si fa così, le immagini si mettono all'interno di una cartella specifica,
Quindi posso creare la cartella che contiene le immagini e spostare tutte le immagini qua dentro. Ora, se io sposto l'immagine, questa non si trova più dove abbiamo indicato qua, non si trova più scrivendo solo il suo nome, perché non è più nella cartella dove ci sono i dossier index. Infatti, se vado a vedere, ecco che mi compare che cosa? Il testo alternativo e l'immagine non è più raggiungibile. Perché non è più raggiungibile? Perché non si trova più, cioè si chiama sempre space, ma non si trova più dove era prima, è finita dentro immagini. Ora devo indicare un percorso diverso, un path name diverso, devo scrivere il nome della cartella dove si trova, immagini, uno slash e poi il nome dell'immagine. E di nuovo tornerà a essere visibile. Quindi quando non vi compare un'immagine è perché avete scritto un percorso sbagliato.